Ciao a tutti, questo è un video di risposta a The First DBW e al suo video tag sul nostro primo manga e sul motivo che ci ha spinto ad acquistarlo. Allora, io come primo manga intendo la prima serie, quindi non starò a parlarvi dei vari volumi di Dragon Ball, che sicuramente sono stati i primi volumi man di manga acquistati, oppure quelli di Ranma, che prendevo semplicemente perché mi piacevano le serie anime e volevo rileggere comunque alcune avventure su carta, che poi alla fine non sapevo ancora cosa fossero i manga all'epoca, quindi è inutile appunto parlarne di più. Io la passione per i manga l'ho sempre avuta, almeno credo, anche se era rimasta sempre nascosta, e è saltata fuori parlando appunto di manga con altre persone e il mio primo manga l'ho acquistato quasi per caso, mi ricordo ancora perché ero alla stazione e non sapendo che fare in attesa del treno, trovai in edicola il primo numero di After School Nightmare di Setsuna Mizushiro. Quindi la scelta su questo, cioè la scelta ricaduta su questa serie proprio per caso. Prima di tutto perché era un primo numero, quindi mi piaceva iniziare una nuova serie, cioè iniziare a leggere manga da un numero uno, quindi. E poi perché mi piacevano le copertine, cioè mi è piaciuta la copertina al primo sguardo, quindi ho preso appunto il primo volume di After School Nightmare. After School Nightmare è di Setsuna Mizushiro, è stato pubblicato nel 2008, se non sbaglio, dalla Star Comics. Ed è un manga molto particolare perché non è un classico shoujo, prima di tutto, e è stata anche una fortuna questa perché, sinceramente, se avessi iniziato a leggere manga con un semplice shoujo di quelli che escono, insomma, molto spesso, in Italia, ecco, non so se avrei continuato a leggere manga perché, forse non erano le storie, ecco, che mi aspettavo di leggere, mentre con After School Nightmare sono rimasta molto colpita perché è un manga molto misterioso, prima di tutto, tratta di argomenti seri, non è appunto un classico shoujo focalizzato sui rapporti amorosi all'interno insomma, tra i banchi di scuola, come si suol dire. E invece appunto è molto intrigante come storia, affascinante e introspettivo perché c'è uno studio molto profondo del carattere dei personaggi, delle loro paure, dei loro problemi e naturalmente, come dice il titolo, gira tutto sugli incubi di queste persone. È davvero affascinante. Praticamente parla di un ragazzo, se si può dire, chiamarlo così, che ha un certo problema e che non vuole mostrare a nessuno, naturalmente. Passeggiando per la scuola, trova nel sottoscala una porta che lo conduce in un'infermeria mai vista prima. All'interno di questa infermeria troverà appunto una professoressa che gli spiegherà cosa avviene all'interno di questa stanza misteriosa. In pratica, degli studenti, solo certi studenti possono entrare in questa infermeria, questi studenti cadono in un sonno all'interno del quale fanno un incubo e dovranno appunto battersi con i propri incubi. Ed è veramente bello, io consiglierei a tutti di leggerlo. Sono stata molto contenta di aver iniziato con questo titolo, come ho detto, perché è davvero un titolo interessante e niente, il motivo, come ho detto, è stato il motivo per cui ho comprato questo titolo è stato veramente casuale, la casualità. E niente, questo era il mio video di risposta a The First DBW. Spero vi sia piaciuto il video. Ci vediamo presto, spero. Alla prossima.